Nicolas? Non risponde a Tony con nessun movimento con Tony. Non c'è polso, non respira, iniziamo l'RCP. Allora, Elena inizia l'RCP, Francesca metti il monitor, Paola bravissima alla ventilazione con maschera, 15 a 2. Allora, appena abbiamo la valutazione del ritmo, Francesca ci dice che ci fermiamo. Brava che hai chiamato rianimatore, subito giù rianimatore. Appena abbiamo la possibilità di prendere un accesso venoso, ce lo dici. Dici tu, Francesca, quando siamo pronti, Bravissime, ragazze. Elena, vanno bene le compressioni. Diteci se riuscite a espandere. Ok. 4. Hai bisogno di aiuto? Sì. Ok, adesso, dopo le due ventilazioni valutiamo il ritmo, loro si occupano del defibrillatore, non c'è nessun problema. Elena ferma, valutazione del ritmo. Allora, guardiamole insieme, mi sembra una sistolia. Ok, ricominciamo subito con le compressioni. Abbiamo una sistolia, quindi non è defibrillabile, ragazze non vi preoccupate. Alice, prepariamo l'epinefrina 0,01 della soluzione diluita, quindi 0,1. Il paziente pesa, Serena, 25 kg, 2,5 ml. Correggimi se sbaglio, ricordati il flash di soluzione fisiologica. Ragazze brave, andiamo avanti così, tranquille. 2, ho messo la gabbia. Ok. Allora. Ok, facciamo l'adrenalina. Ok, avanti il flash, perfetto. Ok, Serena, mi raccomando, controlla. Ok, Serena, ti sei segnata quando abbiamo fatto l'adrenalina? Perfetto. Allora, ragazze, voi continuate a fare quello che state facendo, io cerco di riassumere. Abbiamo un paziente che è arrivato già con l'RCP, appena siamo riusciti a valutare il ritmo era in asistolia, quindi stiamo seguendo il protocollo dell'arresto cardiaco ed essendo in asistolia abbiamo iniziato subito la CPR, abbiamo messo l'accesso e abbiamo fatto l'adrenalina. Abbiamo già messo una Gedel. Ok, abbiamo messo la Gedel, il prossimo approccio potrebbe essere mettere la maschera laringea. Se ti senti, Paola, mettiamo la maschera laringea. Alla prossima valutazione del ritmo rivaluteremo di nuovo se il ritmo è scioccabile oppure non è scioccabile. Se il ritmo è scioccabile, il defibrillatore è pronto? No, abbiamo chiamato il tecnico. Ok, esiste un tecnico che può venire a vedere il defibrillatore? Non vi preoccupate, ragazzi, adesso arriva il tecnico, ok? Allora, è passato. Hai preparato un'altra adrenalina, perfetto, sempre lo stesso dosaggio. La prima adrenalina. Sì. Io sono pronta qua, Sì. 9. Siamo pronti per la rivalutazione del ritmo, Serena? Sì. Allora, alla fine dei prossimi 15 valutiamo il ritmo. Ok, spostati, fammi vedere bene il monitor, guardiamolo insieme. Per quello che sembra a me il paziente è ancora in asistolia. Ok, vai Francesca, vai col massaggio, bravissima. Allora, non vi confondete, quello che abbiamo la maschera laringea, perfetto, non vi confondete, quello che vediamo sul monitor mentre lei massaggia è soltanto il massaggio, ok? Non è la sistolia. Cioè, continua a essere in asistolia, questo intendo. Fammi valutare bene, ok, mi raccomando Francesca, ricordati di interromperti così che Paola possa fare delle espansioni che siano efficaci. Ci stiamo dimenticando qualcosa, ragazze? Vi sembra che possiamo fare qualcosa di più rispetto a quello che abbiamo fatto? Sono stato allertato, abbiamo fatto una adrenalina ed è in corso il secondo ciclo di RCP. Sono stati superati 3 minuti, possiamo fare la seconda dose? Allora, sono passati in questo momento 3 minuti. Ok. Faccio l'adrenalina. Allora, possiamo fare la seconda dose di adrenalina. Seconda dose di adrenalina, vai. 4. Ok, il flash. Perfetto, brave ragazze, state andando bene, facciamo quello che riusciamo, ok? Allora, adesso pensiamo alle HLT. Il paziente potrebbe essere in ipossia perché sta facendo l'RCP da diverso tempo, è già arrivato in ambulanza in RCP. Potrebbe essere in ipovolemia, non lo sappiamo, in questo momento nulla ci fa sospettare quello. Potrebbe essere in ipotermia, abbiamo una temperatura di 34,5. Adesso proviamo a fare il sample e vediamo se c'è qualcosa che ci può indirizzare verso l'ipotermia. Facciamo degli esami, facciamo una glicemia e facciamo anche, se possibile, degli elettroliti, così che vediamo anche il potassio e se abbiamo un'ipoipercaliemia. Che cosa ci manca? L'acidosi, facciamo anche l'ECA, che così cerchiamo di capire se è in acidosi. Ci immaginiamo di sì. Le ventilazioni sono ok. Ok,
Massaggi e ventilazioni sono ok, Serena, bravissima. Ok, l'anestesista sta arrivando, l'abbiamo già contattato. Dimmi quando sono passati 2 minuti che possiamo rivalutare il ritmo. Sì, certo. Quanto? Al prossimo ciclo. Ok, sappiamo qualcosa della glicemia e dell'EGA? Ancora non sappiamo niente. C'è la mamma qua? No, ok. Siamo a posto? Possiamo rivalutare il ritmo? Ok, allora guardiamo un po' questo ritmo, ragazzi. Che diavolo è? A me sembra un ritmo sinusale, controllate voi. Ok, Elena subito, controlla se c'è polso. C'è polso. C'è polso, ok, possiamo passare al post arresto. Adesso valutiamo dalla Paola, dimmi come sono le vie aeree. Vie aeree con maschera laringea, il bambino sempre incosciente.